Cari amici, buonasera, benvenuti in questo nuovo video della chimica per tutti. Nello scorso video avevamo visto i vari modelli atomici, avevamo visto la storia del concetto di atomo, avevamo visto che il modello più moderno è quello quantistico, la teoria quantistica della materia. Avevamo visto che, secondo questa teoria, il comportamento di un elettrone può essere descritto da quattro numeri quantici, cioè da quattro numeri, punto, che ci permettono di identificare l'energia e il comportamento dell'elettrone. Ricapitolando, i quattro numeri abbiamo visto che erano n, che va da 1 a più infinito, eccolo qui, era poi l, il numero quantico secondario, che va da 0 a n-1, il numero quantico magnetico, chiamiamolo ml, che varia da meno l a 0 a più l, e poi il numero quantico di spin, che vale soltanto più un mezzo o meno un mezzo. Avevamo anche visto che il numero quantico principale ci dà un'idea grossolana dell'energia dell'elettrone e anche della sua distanza dal nucleo. Maggiore n, maggiore la distanza dell'elettrone rispetto al nucleo in media, ovviamente. E L ci dà la forma dell'orbitale in cui si trova l'elettrone. Quindi per L uguale a 0 avevamo un orbitale S, per L uguale a 1 avevamo un orbitale P. Per L uguale a 2 avevamo orbitali d e così via. ML ci diceva ogni orbitale quanto è degenere, cioè quanti orbitali con la stessa energia di quel particolare tipo esistono. Che vuol dire? Vuol dire che se L uguale a 0, quindi orbitale S, allora ML può vedere soltanto 0, quindi esiste un solo orbitale S. Se L vale 1, quindi parliamo di orbitali p, allora ML può valere meno 1, 0 e più 1, per cui abbiamo 3 orbitali P. Se L è uguale a 2, allora ML può valere meno 2, meno 1, 0, più 1 e più 2. Di conseguenza esistono 5 orbitali d, degeneri, cioè che hanno tutte la stessa energia. Orbitale degenere vuol dire che ha la stessa energia. I 3 orbitali P e i 5 orbitali d sono rispettivamente degeneri. MS in realtà ha un significato fisico un po' particolare. Alcuni professori, sbagliando, lo interpretano come il verso di rotazione dell'elettrone. Non è vero, l'elettrone non è una pallina, no? Vi ricordate, avevamo visto che c'è il dualismo onda-particella e quindi, dato che non è una pallina, non può manco ruotare. È un momento angolare intrinseco. Comunque, per ora accontentiamoci di sapere che può valere soltanto più un mezzo, meno un mezzo. I quattro numeri quantici descrivono gli elettroni. Perché è così importante descrivere gli elettroni? Perché in questa maniera possiamo anche capire meglio la reattività chimica degli elementi. Ricordatevi che reattività chimica vuol dire scambio di elettroni, condivisione di elettroni. Sono sempre gli elettroni a darci la reattività di un atomo, di una molecola o in generale di qualsiasi specie chimica. Quindi dobbiamo cercare di capire ora come assegnare effettivamente a ogni elettrone i suoi numeri quantici. Cioè, ok, questi sono i quattro numeri quantici. E come li utilizzo? È quello che vedremo in questo video. Allora, innanzitutto cominciamo facendo una scala di energia. Ok? Quindi facciamoci un bel grafico nel quale mettiamo sull'asse delle y l'energia. Allora, abbiamo detto che un'idea grossolana dell'energia ce lo dà n, ok? Quindi se n è piccolo, l'energia è minima, ok? Quindi ci aspettiamo che in fondo alla scala avremo n uguale a 1, ok? Se n è uguale a 1, quindi n è uguale a 1, l che valore può assumere? Soltanto 0, giusto? Mentre ml che valore può assumere? Anche lui soltanto 0. Ok? Mentre lo spin può essere, abbiamo detto, più o meno un mezzo. Di conseguenza avrò un solo orbitale S, quindi lo mettiamo qui. Questo è l'orbitale 1s. Ok? E non c'è altra scelta. Quando n è uguale a 1 ho un solo orbitale perché non ho altra scelta. Passiamo ora a n uguale a 2. Ok, allora se n è uguale a 2,
Che valore può assumere L? L può assumere valore 0 e valore 1, giusto? Se L è uguale a 0, come prima, ML è per forza 0 e quindi c'è un orbitale, questa volta 2s. 2 è il numero quantico principale. S ci dice che è un orbitale con L uguale a 0. Se L è uguale a 1, invece, è un orbitale P. Ma se L è uguale a 1, ML che valore può assumere? ML può essere meno 1, 0 oppure più 1. Quindi ho tre orbitali P. Di conseguenza avrò un orbitale 2px, un orbitale 2py e un orbitale 2pz. Ok? Ricordati infatti che mentre l'orbitale S è un orbitale sferico, l'orbitale P è fatto in modo diverso, non ha la forma di un 8, per cui posso avere un 8 lungo l'asse delle x, un 8 lungo l'asse delle y e, volendo, posso anche avere un P lungo l'asse delle z. Ok, questo mettiamo z e qua facciamo x e y. Ok? Quindi ho tre orbitali P, x, y e z. I tre orbitali P sono degeneri. Quindi, quando n è uguale a 2, avrò un orbitale 2s e poi avrò tre orbitali 2p. Ok? Come vedete, ogni orbitale lo sto componendo, lo sto rappresentando con un trattino. Ci tengo a specificare che, come vedete, l'energia degli orbitali 2p in realtà è lievemente maggiore di quella degli orbitali 2s. Infatti, come vi dicevo, n ci dà un'idea grossolana dell'energia, ma anche L influisce lievemente sull'energia, anche se in maniera molto minore. Di conseguenza, posso dire che gli orbitali 2p sono a energia lievemente più alta degli orbitali 2s. A questo punto, anche con n uguale a 2, ho finito. Per cui passerò a n uguale a 3. Quando n uguale a 3, che valori posso avere? L può essere 0. Quindi ho l'orbitale 3s. L può essere 1, quindi più 1, oppure L può essere 2. Se L uguale a 1, posso avere ml uguale più 1, 0, meno 1. Quindi ho 3 orbitali 3p, quindi 3px, vabbè, 3py, 3pz. Sto scrivendo P maiuscolo perché ho qualche ancora problema a scrivere per bene, ma ovviamente gli orbitali si scrivono sempre in minuscolo. Se L è uguale a 2, ml può assumere 5 valori, giusto? Quindi può essere più 2, più 1, 0, meno 1 e meno 2. Quindi questa volta ho 5 orbitali d, di cui per ora la forma poi casomai la guardiamo più avanti, però insomma posso avere 5 orbitali d. Di conseguenza nel mio schema di prima metterò n uguale a 3, quindi n uguale a 3, e avrò un orbitale 3s, i miei soliti 3 orbitali 3p questa volta, ok? E poi avrò 5 orbitali 3d. 3, 4, 5 orbitali 3D. Ok? E poi posso continuare, man mano posso continuare diciamo, posso continuare ad aumentare gli N e man mano arriverò anche agli orbitali F. In realtà, N è vero che può valere fino all'infinito, ma per completare tutta la tavola periodica ci basta arrivare a N uguale a 7. Anzi, proprio recentemente sono stati scoperti gli ultimi quattro elementi che ci mancavano, per cui anche il settimo periodo della tavola periodica ora è completo. Quindi la tavola periodica in questo momento ha finalmente sette periodi, cioè n può valere al massimo 7 al momento, poi quando avranno scoperti altri elementi arriveremo a n uguale a 8 e così via. Riprendiamo un attimo lo schema di prima. Avevamo visto che siamo arrivati agli orbitali 3D. Ora, dopo il 3D abbiamo visto che il terzo livello energetico è completo, cioè non ci sono più altri orbitali perché L può valere 0, S, 1, P e 2D. Passiamo quindi a n uguale a 4. Ora avremo l'orbitale 4S, no? Perché
Se n è uguale a 4, allora L può valere 0, può valere 1, può valere 2 o può valere 3, giusto? Quindi abbiamo orbitali S, orbitali P, orbitali D e orbitali F. Quindi ora ci aspetteremmo di mettere qui l'orbitale 4S. In realtà l'energia degli orbitali 4S però si trova invece in questa posizione, cioè si trova tra gli orbitali 3P e gli orbitali 3D. Dopodiché, quindi dopo i 3D, a questo punto metterò i 4P, 1, 2, 3, 3 orbitali 4P. Dopodiché, questa volta vorrei mettere, no, gli orbitali 4F, che sono 7, perché ovviamente se L è uguale a 3 posso avere meno 3, meno 1, meno 3, meno 2, meno 1, 0, 1, 2, 3, quindi 7 orbitali. Gli orbitali F in realtà hanno un'energia un po' superiore, per cui cosa succederà? Che farò 4P, 5S, dopo i 5S riempirò i 4D e solo ora andrò a riempire i 3F, per poi ritornare di nuovo ai 5P. Ok? Poi comunque, diciamo, queste eccezioni le vedremo più avanti. Oggi ci limiteremo soltanto a parlare degli elementi più semplici, quindi diciamo che ci fermeremo più o meno qua. Ok? Quindi iniziamo a prenderci un atomo. Per esempio, possiamo prenderci l'idrogeno. Ok? L'idrogeno, come vedete, è nel primo gruppo, primo periodo della tavola periodica. Eccolo qua. Ok? Quanti elettroni ha l'idrogeno? Un solo elettrone. Come lo faccio a dire? Perché il numero atomico è 1, quindi ha un solo protone e di conseguenza per essere neutro deve avere un solo elettrone. Che energia avrà? Cioè che numeri quantici avrà questo elettrone? Questo elettrone si troverà ovviamente sul livello energetico più basso, quindi eccolo qua. Ok? Posso dire che la configurazione elettronica dell'atomo di idrogeno è 1s1. Vuol dire che nell'orbitale 1s c'è un solo elettrone. Ok? Io ora, per sistemare tutti gli elettroni degli elementi più pesanti, quello che farò sarà riempire mano a mano i vari orbitali. Quanti elettroni possono stare in ogni orbitale? Due. Due elettroni con numeri quantici di spin opposti. Quindi, nel caso dell'idrogeno, avrò un solo elettrone. Quindi un elettrone va nell'orbitale 1s. Se passo all'elio invece, nell'elio ho due elettroni, vedete, l'elio è qua. Quindi numero atomico 2, quindi due elettroni da sistemare. Dato che ho due numeri quantici di spin, allora posso metterlo sempre nell'orbitale 1s. Come vedete, qui sto indicando l'elettrone con una freccia. E il verso della freccia mi dice lo spin, freccia su più un mezzo, freccia giù meno un mezzo. Ok? Quindi io cosa sto dicendo? Qua metto l'elettrone 1s, spin su, qua sempre nell'orbitale 1s metterò due elettroni, spin su e spin giù. C'è un principio che si chiama principio di esclusione di Pauli, che ci dice che due elettroni non possono mai, 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 mai avere tutti e quattro i numeri quantici uguali. Di conseguenza, se un elettrone ha spin un mezzo, il secondo elettrone deve avere spin meno un mezzo. Dopodiché, fine, in questo orbitale, nell'orbitale 1s, non ci entrano più elettroni, ok? Perché non ho come metterli. Infatti, questi due elettroni hanno tutti e due numero quantico principale 1, numero quantico secondario 0, numero quantico magnetico 0, cambio lo spin, più un mezzo e meno un mezzo. Se quindi ora voglio passare al litio, che ha 3 elettroni, cosa dovrò fare? Dovrò necessariamente passare all'orbitale 2s, cioè dovrò salire di livello energetico. Quindi, se prendiamo il litio, 3 elettroni, allora avrò orbitale 1s, quindi primo elettrone, secondo elettrone, orbitale 2s, un elettrone. Di conseguenza posso dire che la configurazione elettronica del litio è 1s2, 2s1. Ok?
Cosa vuole dire 1s2? Vuole dire che nell'orbitale 1s ci sono due elettroni, nell'orbitale 2s ce n'è uno solo. Passiamo ora a un elemento un po' più complicato. Prendiamoci ad esempio il carbonio. Il carbonio ha 6 elettroni, quindi devo sistemare 6 elettroni negli orbitali. E allora cosa farò? Come al solito parto dal basso, no? Quindi i primi due elettroni li metto nell'orbitale 1s, poi un elettrone, due elettroni, ho sistemato 4 elettroni. Ora passo all'orbitale 2p, perché qua non ne posso mettere più, no? Negli orbitali 2p posso mettere in tutto 6 elettroni, due elettroni per ogni orbitale, no? Quindi te ne potrei fare 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Ovviamente in questo caso i 6 elettroni sono totali, quindi non mi serve mettere tutti questi, no? Mi basterà metterne 2 in totale, no? Quindi 1, 2, 3. Ora, come li posso mettere questi elettroni? Ho varie possibilità, no? Immaginiamo, allora scendiamo un attimino, scriviamo ora gli orbitali come se fossero delle scatolette. Questo è un altro modo, è un altro modo di scrittura. Quindi 1s, su, giù, poi 2s, su, giù, e ora siamo agli orbitali 2p. Quindi, questa volta le scatolette sono 3, perché ho 3 orbitali p. Allora, potrei metterli in questa maniera, per esempio, ok? Cioè ho due elettroni, li metto con lo stesso spin in orbitali diversi. Potrei anche pensare di metterli in un'altra maniera, però, no? Cioè potrei dire, ma quasi quasi, invece così li metto, per dire, in questa maniera. Cioè in orbitali diversi, ma con spin opposto. Oppure potrei pensare a una terza possibilità, cioè perché metterli in orbitali diversi? Li metto tutti quanti nello stesso orbitale. Ovviamente, se stanno nello stesso orbitale, devono avere per forza spin opposto, no? Perché in questo caso, no, vi ricordate, n è 2, l è 1, poi qua avrò ml che può essere meno 1, 0 e più 1. Quindi ogni orbitale p ha ml diverso, quindi può assumere, può accettare due elettroni. Ma appunto, nello stesso orbitale, devo avere spin opposto. Quindi, quale delle tre possibilità è la più conveniente? In realtà, la cosa migliore è questa, ok? Cioè, due spin paralleli e orbitali diversi. In realtà, il fatto che gli elettroni debbano stare quando possibile, su orbitali diversi, alla stessa energia, è abbastanza intuitivo. Ricordatevi che gli elettroni sono particelle cariche. Quindi ovviamente non vogliono stare vicine vicine, perché si respingono, no? Cariche uguali si respingono. Di conseguenza tendono a stare il più lontano possibile. Dato che, vi ricordate, gli orbitali P abbiamo detto che sono disposti in questa maniera, cioè lungo i tre assi. Ora, va bene, disegno soltanto due per semplicità. Ovviamente è più comodo se un elettrone sta qua e l'altro sta qui, ok? Cioè a 90 gradi l'uno dall'altro. Uno sta qua, sono tutti belli tranquilli. Queste regole che ci permettono di dare la configurazione elettronica di un elemento si chiamano regole dell'Aufbau, è una parola tedesca che vuol dire costruzione, cioè sono le regole che ci permettono di costruire la configurazione elettronica di ogni elemento. Quindi, nel caso del carbonio, la configurazione elettronica sarà 1s2, 2s2, 2p2. Ok? Perché? Orbitale 1s, 2 elettroni. Orbitale 2s, 2 elettroni. Orbitali 2p, sempre 2 elettroni. Ok? Notate come nella configurazione elettronica non ho bisogno di specificare se l'orbitale è px, py, pz. Non mi interessa, tanto sono tutti uguali, hanno tutte le stesse energie. L'importante è che sia chiaro che 2 sono nell's e 2 sono nel p. Prendiamoci ora quindi l'ossigeno. L'ossigeno ha numero atomico 8, ok? Come al solito lo leggiamo, lo vedete qui in alto, 8. Quindi abbiamo 8 elettroni da sistemare. Se riprendiamo lo schema che vi ho fatto vedere prima, allora ci ricordiamo che dobbiamo partire dall'orbitale 1s, quindi orbitale 1s, 2 elettroni. Poi andrò all'orbitale 2s, anche qua 2
2 elettroni, quindi 2s. E ora passo all'orbitale 2p, quindi 1, 2, 3, 1, 2, 3. Notate, all'inizio li metto in orbitali diversi, poi quanti ne ho messi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mi manca un elettrone. A questo punto l'ottavo elettrone, e non ho dove metterlo, lo devo per forza accoppiare con qualcos'altro. Ok? Quindi questa qua è la configurazione elettronica dell'ossigeno. Quindi posso dire che sarà 1s2, 2s2, 2p4. Ok? Perché negli orbitali p in tutto ho 4 elettroni. Prendiamoci ora, per esempio, il potassio. Ok? Il potassio ha 19 elettroni. Questa volta quindi abbiamo fatto un bel salto avanti. Come facciamo a rassegnare la configurazione elettronica al potassio? Come abbiamo fatto finora. Seguiamo lo schema di prima, questo qua lo vedete, questo è il nostro schema, lo dobbiamo seguire e riempirlo. Quindi, questa volta per non riscrivere utilizzo direttamente questa. Un elettrone, due elettroni, tre elettroni, quattro elettroni, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ok? Non ho messo le frecce perché do per scontato che quando sono accoppiati le due frecce siano in senso opposto. Ok? Di conseguenza la configurazione elettronica del potassio K con i suoi 19 elettroni sarà 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1. Ok? Vi faccio notare una cosa interessante. La configurazione esterna del potassio, cioè l'ultimo orbitale, è l'orbitale 4s1. Guardiamo un attimo il litio, che stava nello stesso gruppo. Qual è la configurazione dell'ultimo orbitale? 2s1. Avete visto 2s1 e 4s1. Se provate a fare la configurazione anche del sodio, del rubidio, del cesio e così via, scoprirete che l'ultimo orbitale è sempre l'orbitale s ed è riempito con un solo elettrone. La tavola periodica infatti ha questa bellissima caratteristica che la configurazione esterna degli elementi è la stessa in ogni gruppo. Ok, quindi tutti gli elementi del primo gruppo saranno S1, S2, P1, P2, P3, P4, P5 e P6. È escluso che è 1 S2, ma gli altri sono P6. Ok? Poi comunque approfondiremo bene questo fatto nel prossimo video. Per ora io vi lascio, vi do appuntamento alla settimana prossima. E nel prossimo video, appunto, continueremo a vedere le configurazioni elettroniche e vedremo qualcosa di un po' più complicato. Cominceremo a vedere i metalli di transizione e cominceremo a vedere come è fatta la tavola periodica. Quindi, spero di essere stato chiaro e che vi sia piaciuto il video. Vi do appuntamento alla prossima. Ciao!